Migliori e Ricordi. L'ho conosciuto appena arrivato a Firenze, quindi c'è una relazione abbastanza lunga ormai, sempre in buoni termini, quindi mi ha consigliato abbastanza e ci siamo trovati ogni volta che si poteva. Niccolò poi era diventato anche un tifoso mio, quindi c'è qualcosa che ci lega. Senti, come vedi il calcio italiano? Devo rispondere? Come è cambiato in questi anni? No, è cambiato, ma insomma in peggio, non è più quello degli anni 90. Insomma, ci sono venuti fuori altri paesi che offrono qualcosa di meglio da guardare, tipo l'Inghilterra, la Spagna. Insomma. E l'Italia che cosa farà ai mondiali? Io ho fatto calciatore, no? Il mago non so neanche come dice. Non lo so. Non puoi dare un'idea di quello che pensi? No, idea, è la stessa idea che avete voi, insomma. Sì. Non so cosa farà l'Argentina, insomma, abbiamo. Sono squadre che hanno storia, vanno là per vincere, non vanno a passeggiare. Ah. E poi sono partite secche, quindi insomma, può vincere, si può perdere. Non è che, anche, purtroppo anche gli altri vanno a vincere. Non so cosa dirti, diciamo. Se parla di una cosa che non esiste. Sulla Fiorentina, che impressione ti ha fatto ieri la squadra? E soprattutto ti abbiamo visto anche parlare con Andrea Della Valle. No, ho parlato, l'ho solo salutato, insomma. Ieri, la partita di ieri, c'è poco da dire, insomma, l'ultima partita del campionato. È stato più un saluto ai tifosi che una partita di calcio. Quindi. Però insomma, una bella festa.